sono luoghi in cui il mare si lascia abbracciare dalla terra. Qui l'acqua non mostra mai la sua natura aggressiva e dà all'uomo la possibilità di viverle accanto. Forse non è un caso che quello di San Benedetto del Tronto, che per anni è stato il più grande porto peschereccio d'Italia, abbia la forma di due gigantesche braccia aperte ed accoglienti. Entrare in un porto, qualsiasi esso sia, è dunque un po' come tornare a casa. Lasciamo un elemento instabile per uno stabile. In questo caso per me è ancora più vero, perché io qui ci sono nato. Il porto di San Benedetto non si sviluppa all'interno di un'insenatura naturale. In questa parte dell'Adriatico il fondale è sabbioso e la linea di costa scorre parallela al mare dal Monte Conero fino alla Puglia. Qui, in poco più di 100 anni, gli uomini hanno usato le rocce bianche dei vicini monti sibillini per costruire un approdo che assomiglia ad un abbraccio. E così, quello che non era altro che un piccolo castello sulla spiaggia è diventato una città. La parte più antica di San Benedetto si chiama Paese Alto. Da qui partivano i primi pescatori che sfidavano il mare con le loro barche di legno. Un tempo questo era un castello, anche se ora si fa fatica a distinguerne i confini. Il porto dista un paio di chilometri dalla città vecchia. Qui ha sede l'archivio storico comunale. San Benedetto, prima che si sviluppasse nella parte bassa, era racchiusa entro le mura del castello. Da Ancona verso sud non esisteva nessuna insenatura naturale. La mancanza di un porto ha implicato per i sanbenedettesi sforzi enormi, perché le barche ogni volta, le più grandi, venivano lasciate ormeggiate in mare aperto, mentre le più piccole venivano tirate a secco. Gli abitanti del castello non potevano di certo immaginare che la costruzione del molo, con cui volevano difendere gli strumenti del loro lavoro, avrebbe poi strappato al mare quella che oggi è una parte considerevole della moderna San Benedetto. Allo stesso tempo non potevano immaginare quanto li avrebbe cambiati il passaggio dall'essere contadini al diventare pescatori. Tutti coloro che appartengono alla classe marinara sono degli individualisti, a differenza del contesto invece rurale, dove ci si sente appartenenti ad una comunità, ad un clan familiare, anche nelle operazioni relative alla terra. Il sanbenedettese è individualista. Tu non ti senti individuale? Tu lavoreresti insieme a qualcun altro? Prima che la chiacchierata col mio vecchio amico Peppe si trasformi in una seduta dallo psicologo, ne approfitto per far qualcosa che non avevo mai fatto prima. Torrione, prima della costruzione del faro, era il punto di riferimento per i marinai in mare aperto. È una società matrilineare, nel senso che con gli uomini in mare per le attività di pesca, e questa assenza forzata a casa ha fatto sì che la donna sanbenedettese diventasse in qualche modo il fulcro della società marinara sanbenedettese. Addirittura nei contratti di compravendita di barche o di immobili, di case, compaiono sempre le donne, quasi mai gli uomini. Sapre una vela
Ogni notte le donne aspettano che i pescherecci tornino in porto per scaricare il pescato. A loro, da generazioni, è affidato il compito di trasformare i pesci nel pane quotidiano. In questo momento noi abbiamo preso il numero e si inizia dalla barca, la prima barca, la Giuseppina. L'assatore mette una base di prezzo che sta bene a noi armatori e incomincia l'asta, incomincia per esempio, che ne so, la panocchia, dipende dal prezzo che decidiamo, va a scendere fino a che non c'è il commerciante che spinge il bottone e compra il nostro pesce. Se nessuno preme abbassa sempre di più. Se c'è poco pesce il prezzo rimane stabile, se invece c'è una grande quantità il prezzo purtroppo va a scendere. L'asta una volta funzionava con le casse per terra di legno, adesso ci siamo modernizzati, ecco come ci troviamo, dal bene a quasi quasi al male. Quando prendo l'ultimo è una rovina. Come oggi ho preso l'ultimo. Augusto è il direttore del mercato e mi spiega perché è così importante arrivare per primi all'asta. Cioè, preferiscono arrivare per primi perché comunque la platea degli acquirenti è un po' più vasta rispetto a quella che poi ci sarà a fine asta, dove tendenzialmente il prezzo un po' scende rispetto alle prime vendite. Dipende dal tempo, dal numero di barche che conferiscono il prodotto, ci sono tante variabili, per cui anche la stessa marineria a volte non riesce bene a concordare i conferimenti. Cioè, sarebbe l'ideale magari garantire una certa quota e prezzo che più o meno rimane tutti gli stessi valori, ecco. La pesca, insomma, non è una scienza esatta. Tutte le volte che escono dal porto, i marinai giocano d'azzardo con il mare. Ora capisco meglio perché due secoli di pesca abbiano reso i sanbenedettesi così individualisti. Se lavorare in mare è complicato, gestire le vendite a terra non è da meno. Che lavorando con degli uomini, purtroppo ti devi fare un po' le spalle forti. Ma noi donne siamo forti, perciò non ci abbiamo problemi. Che loro pensano che stando uomo sono forti, non pensano, sottovalutano un po' la donna. Però davanti si trovano spesso donne come me che ci vengono da generazioni, che siamo diciamo sottospecie di donne, più uomini. Però. No, è così, ci diventi uomo, perché in un ambiente da uomo ti devi comportare come loro. Oh, mio figlio c'ha la barca. Le altre figlie è nato qua dentro al mercato ma non capisce niente di pesci, non assomiglia a me. Noi donne sempre qui a San Benedetto abbiamo lavorato con i nostri padri, con i mariti, con i figli, abbiamo fatto le reti, scarichiamo il pesce quando arriva la barca, cioè a noi piace. Piace o non piace, ho trovato un marito che faceva il marinaio, ho continuato l'attività di mia madre. Con la quinta elementare oggigiorno dove andare? Dove andavo? Più di sta vita non mi portava. L'asta inizia intorno alle 3 di notte e va avanti fino a quando tutti i compratori non saranno andati via. È molto raro che il pesce rimanga invenduto, ma quando le barche ne portano a casa troppo, il rischio è che il duro lavoro fatto in mare venga poi vanificato da un prezzo troppo basso. Quando il mare è in burrasca, il porto ribadisce la sua importanza. Così vado al mercatino comunale per cercare di incontrare qualche pescatore. Ma ancora una volta trovo solo donne. Dopo dici che siamo baciate. State in bacio qua, com'è andata oggi? Insomma, tornati presto. Dai, il pesce bello ci sta sempre qua. Qui incontro Roberto, un ristoratore che è qui per comprare il pesce per i propri clienti. Se no 10 euro al chilo. Hai visto com'è qua? Mica come al supermercato che tu vai lì, ti danno lo scontrino, sei un numero e basta. Qui è tutta una famiglia. Io penso che la pescheria è donna, lo facciamo da quando siamo piccole, capito? Chi porta il nome di mia nonna che ha fatto questo lavoro fa il suo stesso mestiere. Noi in famiglia ne siamo tre, ci chiamiamo Sofia Paolini tutte e tre vendiamo il pesce come nonna. Se vuoi fuori c'è il quadro con mia nonna. Facevo la commessa nei negozi di intimo e poi ho deciso di lasciare e seguire quello che mi piace e che so fare meglio.
questo, vendere il pesce e pulirlo. Cioè tutte le mattine il freddo, il caldo. Sì, siamo collaudate, iniziamo alle 1:30 della notte e finiamo alle 8 della sera. Vedi, 40 anni e 60 e non mostrarli. Queste sono le... Questi sono i soazi, il rombetto liscio praticamente. Quindi sono usciti anche con questo tempo? Sì, sono riusciti stamattina presto dopo aver scaricato e poi sono rientrati perché il mare era cattivo, quindi per questo ci rifletti quando un figlio vuole navigare il mare, perché l'hai visto vivere da tuo padre, però con un po' di incoscienza in più quando un figlio vuole fare questo lavoro un po' ci sei in pena. Fare il pescatore non è un lavoro facile. Il mare richiede sacrifici e nasconde insidie. Su un muro della banchina alcune targhe ricordano le tragedie della marineria. Qui incontro Stefano, un ingegnere appassionato di storia che sta scrivendo un libro sul porto di San Benedetto. Su questo muro sono apposte le lapidi in ricordo delle principali tragedie che hanno colpito la marineria sanbenedettese. Quindi sono individuate sia le barche che purtroppo sono affondate che alcuni dei marittimi. Le varie aree del porto sono state intitolate ad alcune tra le principali tragedie. La vigilia di Natale del 1970 il peschereccio Rodi affonda all'imbocco del porto. Nessuno dei marinai riesce a salvarsi. Quando l'armatore dichiara di non voler pagare il recupero del relitto, scoppia una sommossa. I pescatori bloccano la ferrovia e la statale. La città si schiera al loro fianco e alla fine riescono a dare degna sepoltura ai loro compagni. Quella che è la prima rivendicazione sindacale nel mondo della pesca avrà però un risvolto amaro. Dopo i fatti del Rodi, un gruppo di ragazzi decide di portare la rivoluzione tra le palme della propria città. Nascono i PAIL, i proletari armati in lotta. Tra loro c'è Patrizio Peci. Qualche anno dopo diventerà uno dei capi delle Brigate Rosse ed in seguito il primo pentito d'Italia. Di giorno la banchina dedicata alla pesca è deserta e ancora una volta il mio tentativo di incontrare qualche pescatore fallisce miseramente. Decido così di fare un salto al Museo della Civiltà Marinara, dove incontro ancora una volta Stefano. La storia del porto va di pari passo con la storia di San Benedetto, sia da un punto di vista urbanistico che socio-economico. Con la sua costruzione c'è stato un avanzamento nel corso di questo secolo di più di 150 metri dalla linea di costa. Quindi tutta la zona, compresa quella dove siamo ospitati noi oggi, è una zona che 100 anni fa, al momento dell'inizio della costruzione, era completamente immersa in acqua. Questa è una paranza? Sì, questo è un modulino di una paranza che era la barca diffusa nel periodo che va dalla fine del Settecento fino al 1930 quando verrà sostituita dalle barche a motore. La paranza è un'imbarcazione che ha cambiato il destino degli abitanti del castello di San Benedetto, trasformandoli da contadini a pescatori. È ricostruita in maniera fedele? In grandi linee sì, quindi già ci fa rendere conto della dimensione. Questa è una barca lunga anche 16 metri, quindi... Perché qui nel 1912 fu varato il battello San Marco, che era la prima barca appunto a motore da pesca, anche se in realtà non era un moto peschereccio, ma era una barca di trasporto del pesce. Consideriamo che non c'erano mezzi di conservazione del pesce, quindi era importante portarlo prima possibile sulla terraferma per essere venduto, distribuito. Proprio sul Molo Sud c'è un monumento dedicato a questa nascita della barca a motore. Una volta messo il motore sulle barche da pesca, il mare Adriatico divenne troppo piccolo per i pescatori sanbenedettesi, che costruirono imbarcazioni più grandi per partire alla conquista degli oceani. Un'epopea di cui ora non rimane traccia, se non nel museo ad essa dedicato. La vita a mare è una vita dura, sacrificata. Molti genitori hanno fatto sacrifici per permettere poi ai figli di fare una vita diversa da quella che avevano avuto loro. Non so se la fine della pesca, perché poi magari sono altri mezzi e la meccanizzazione ha portato nuovi sistemi di pesca. Forse possiamo dire, tra virgolette, ha esaurito la sua funzione. Nel senso, avendo portato benessere, ha permesso di svolgere altre attività, di acquisire altre attività, altre competenze. Quindi, diciamo, molti ragazzi evitano nei limiti del possibile di fare quella vita sacrificata. Nel frattempo si è evoluto moltissimo il turismo, l'attività di pesca comunque è rimasta, anche se ridotta rispetto a prima, però ridotta come numero forse di impiegati, ma non come tonnellaggio, perché comunque è ancora uno dei porti più importanti d'Italia, insomma. Da qui parte il pesce che riserve gran parte dell'Umbria, una parte dell'Asia. La zona che si è generata dall'interramento progressivo del porto è una delle più belle della città. Un
tempo queste balaustre delimitavano l'accesso alla spiaggia dove i pescatori rimettevano le proprie barche. Il porto di San Benedetto è diviso in due. Mentre la parte nord, quella in cui ci sono i pescherecci, è in uno stato di semiabbandono, la parte sud, quella dedicata al diporto e al turismo, è un tripudio di verde. Qui inizia il lungomare conosciuto anche come Riviera delle Palme. Il centro della città è disseminato di elementi che ricordano tutti le origini marinare. Ma ormai da anni sono molti di più quelli come me che le notti hanno scelto di non passarle sulla banchina o al mercato ittico. In riva all'Adriatico ha sviluppato un particolare rapporto con la notte e Gianni, detto Schiuma, è uno dei DJ più conosciuti della Riviera. La sua storia è legata ad entrambe le anime del porto. Da bambino volevo fare il cantante, ho fatto radio e mi sono ritrovato ad avere ruoli di piccolo imprenditore, DJ, perché nasco come DJ, anche se non mi sono sempre definito un quasi DJ, e soprattutto la mia straordinaria voglia istintiva di fare il performer, per cui utilizzare il microfono e coinvolgere le persone. Per cui parlo di amore, di condivisione, di sogno. Sole non ha mai mancato un appuntamento al buio. I discorsi di Schiuma sono famosi da queste parti. Dopo anni passati ad ascoltarlo, ho finalmente l'opportunità di sciogliere un mio dubbio. Ma tu improvvisi quindi? Guarda, io parto sempre da una parola e su quella parola costruisco un discorso. È quasi mistica questa cosa, però riesco a parlare anche per un minuto di fila dicendo qualcosa di sensato senza interrompermi e caricando di volta in volta il pubblico che ho davanti. Sì, l'80% è pura improvvisazione. Atlantide sta esattamente lì. Dietro c'era il cinema Arena Sirena, a fianco al piccolo circolo nautico dove sono le barchine, con la pineta per poi andare verso i cantieri. Eravamo in sei, tutti ex studenti o operai, eccetera, eccetera, e fummo chiamati a realizzare l'Atlantide, che fu la prima vera grande mega discoteca, perché all'epoca, alla metà degli anni Ottanta, andavano di moda le mega discoteche, e fu il punto di riferimento per la generazione. A distanza di quasi 34-35 anni, rimane un punto di riferimento della città. Gianni, è un caso che questo monumento sia dalla parte del porto dove non ci sono i pescatori, dove c'è il diporto, dove c'è il divertimento? Perché il senso del porto è sempre legato al duro lavoro. In realtà questo monumento, che ormai esiste da tanti anni a San Benedetto, fatto da Nespolo, c'è chi l'ha interpretato in un modo, che è un invito al lassismo, al relax, e chi invece come me l'ha sempre visto come per dire, al di là del lavoro, della pesantezza del quotidiano, noi abbiamo questa straordinaria, meravigliosa fortuna di vivere sul mare, per cui basta una passeggiata, respirare l'aria salmastra e siamo invitati a pulire le tossine e a rilassarci nell'immediato, per cui lavorare, preferisco il rumore del mare perché poi siamo così. San Benedetto è una città vorrei ma non posso. Nel senso che per moltissimi anni ha vissuto dei fasti del passato, no? Quando San Benedetto era il principale porto peschereccio italiano, anche il turismo andava alla grande. Ma con la ricchezza e il benessere erano arrivate anche le tensioni sociali. Lo scontro raggiunse livelli inimmaginabili per un centro così piccolo.
Gli anni di piombo hanno portato morte e disperazione in questo angolo di Adriatico. Proprio su questo lungomare le BR rapirono Roberto Peci per ritorsione contro il pentimento del fratello Patrizio, una delle pagine più tristi del terrorismo italiano. All'epoca l'economia girava bene nonostante che la nazione fosse sotto botta, soprattutto negli anni 70, dove c'erano problemi di terrorismo, di lotte politiche, eccetera, eccetera. È una città che dimostra sempre il suo cuore, la sua passione, ma in questo momento c'è una sorta di nebulosa, di confusione che andrebbe un pochettino... Individualisti ed avvolti in una nebulosa, per capire cosa realmente sia successo ai miei concittadini, torno al porto, dove tutto ebbe inizio. Qui incontro Zeno, che sulla banchina ha deciso di vivere almeno 8 mesi all'anno. Il porto è un micro mondo, è un ecosistema dove gli animali dentro poi sono le persone. Tutte queste barche hanno dentro persone completamente diverse, forse un concetto li accomuna, la voglia di tenere sempre un piede sulla porta. Abbiamo scelto di stare su un bordo, no? Lì c'è la terra, c'è la bicicletta che passa, ci stanno i cantieri e qui c'è il mare. E questo è tutto un ecosistema che tiene insieme tutte queste persone. Alcune non c'entrano niente con altre, per esempio tutto questo mondo qua non dialoga per niente con la parte del mondo peschereccio di là. Cioè, per quanto siano vicini, è più facile che questi conoscono persone da qui a 100 km che conoscono quelli che stanno di là della Darsena. Sono dei mondi diversi, tra l'altro a tutta la parte di porto, della marineria, si hanno il fascino, gli interessa di meno. Gli altri molti invece odiano questi di qua, questa è gente che si è comprata una barca a vela e dicono che vanno per mare. Quelli fanno il mare vero, quelli escono a novembre con le tempeste che ti vengono da Greco, ma deve portarlo pesce, ci campa le famiglie. Questo mondo non si è mai parlato. Tra l'altro anche noi abbiamo costruito la nostra avventura imprenditoriale su questo aspetto qua, che questi due mondi non si sono mai parlati. Alla fine il pesce che noi vendiamo di qua si vende di là. Cioè noi lo compriamo di là, lo lavoriamo e lo rivendiamo di qua. Io mi sono occupato di marketing, di comunicazione per 25 anni. Frequentando questo mondo qua ho capito che c'era una nicchia scoperta. In Italia non c'era un'azienda che producesse esche di mare, ma era tutto relegato al fatto che potevi conoscere un amico, una pescheria. La passione per il mare è davvero travolgente e Zeno, per assecondarla, ha deciso di vendere vermi in scatola. Non ci stava più niente. Di vermi rossi c'è rimasto. Ma ci sta le gomme? Tutto, qua ci sta tutto. Stanno pure una mentina per te. Tecnicamente è come un distributore di Coca-Cola, soltanto dentro distribuisce esche, vermi vivi. Io ho cominciato a pescare prestissimo. Ho ritrovato una licenza da pesca del 73. Adesso ho 52 anni, quindi ho pescato da sempre. Poi dopo, in un periodo in cui stavo cambiando casa, era estate, abbiamo deciso di venire a stare 3 mesi a San Benedetto finché era pronta casa. E invece non sono andato via più. La libertà è... La libertà è una via, no? I Tuareg dicono la meta è la via. Non sarò mai abbastanza libero, non sarò mai abbastanza un bravo uomo di mare, non sarò mai abbastanza un bravo padre. Cioè, devo fare, devo ambire. Ci sei? Seconda ammeggiatori. Dovrei far carburante, Robert, mi dai assistenza alla pompa? È difficile spiegare quello che realmente è per me il mare, perché è una grandissima emozione da sempre. Anche se io non ho iniziato, cioè non ho vissuto questo tipo di mare qui, ma il solito mare che si vive andando in spiaggia. Mi ha proposto questa esperienza e io non me lo so fatto dire due volte, nel senso avevo anche
qualche soldino da parte, ha detto guarda, io ci sto. Una cosa che è interessante in tutto questo, che noi non siamo una coppia, noi siamo veramente due amici che vanno per mare, questa cosa è importante all'interno di questo discorso. Probabilmente ci siamo ritrovati in questo progetto perché siamo due pazzi, due persone che o non soddisfatte di quello che avevano o con degli ideali sicuramente non ci fermiamo a quel po' che si può avere, noi vogliamo di più. Mi sono ritrovata improvvisamente nel mare che amavo, ho preso la patente nautica e non lo so, io sto in balia delle onde, non so dove mi porterà, so che veramente mi sento libera. Visto che di giorno è praticamente impossibile, appena fa notte decido di tornare nella parte nord del porto per cercare di incontrare qualche pescatore. Anche stavolta però non ho scelto il momento giusto. L'attività è così frenetica che è davvero difficile riuscire a catturare la loro attenzione. Al bar del porto incontro di nuovo Zeno e Laura. Zeno! Ed insieme a loro vado a scoprire un'asta del pesce molto diversa da quella che avevo visto in precedenza. A differenza dell'asta notturna, al mercato del pesce azzurro non ci sono donne. Le trattative si svolgono con una gestualità misteriosa per chi le osserva per la prima volta. Tentano di vedere il pesce sotto se è tutto uguale nella cassa, capito? Spesso sopra puoi trovare il pesce diverso, allora i compratori vanno al gesto e cerca di capire sotto se la cassa è tutto uguale. Capito? Non lo so. Tu devi far sempre, capito, la faccia. Questo mi ha visto girare. Questo è un mercato, capito? E tu la faccia sempre accomodante. Sono degli equilibri che capisci piano piano, insomma, frequentando poi un mercato ittico come questo. La zona che separa il mare dalla ferrovia non esisterebbe senza il porto. A San Benedetto la gente non si incontra in piazza, ma va al corso, che altro non è che la lunga strada che porta al faro. Questa pineta è molto diversa da quando la frequentavo dal liceale negli anni 90. Allora era un posto dove andavi se volevi evitare di farti vedere. Oggi è il salotto buono della città. A due passi da qui c'è il mio posto preferito. Visto dall'alto, il Molo Sud sembra tracciare il confine di due mondi. Uno dominato dal caos, l'altro calmo e riflessivo. Le rocce sono possenti ma irregolari, provengono dal materiale di scarto delle cave dell'Appennino, ma svolgono in maniera egregia uno dei compiti più difficili in natura, arginare la forza del mare. Il Molo Sud nasce all'inizio di uno dei lungomari più belli d'Italia e si lancia in mezzo al mare per quasi 2 chilometri. Gli abitanti sono abituati a viverlo in ogni momento del giorno, in ogni condizione atmosferica. Forse per questo qualcuno ha deciso di rendere omaggio a queste rocce, tanto irregolari quanto utili. Questi massi sono stati messi qui e basta. Poi qualcuno ha visto in questa potenzialità l'idea di scolpirli, anche se non adatti proprio alla scultura o agli scultori che magari vedono qualche problematica nel masso, perché fondamentalmente sono pezzi di scarto che servono soltanto a protezione del mare. Però anche in questo caso gli scultori hanno voluto comunque, dice, vabbè, proviamoci se non altro a dare una forma a questa massa in forma. L'ultimo tratto del molo è dedicato alla street art. Di volta in volta chiaramente sono stati ricoperti, perché appunto man mano si rovinano con la sassedine, l'acqua di mare, le mareggiate, eccetera. Questo qui è anche nello spirito degli street artist, insomma, che in qualche modo sanno che nel giro di 4-5 anni poi l'opera si rovina e poi vanno a riscriverla. Quest'opera di che anno è? E questa è dell'anno scorso proprio, è recente, recentissima, come quella a fianco. In due hanno lavorato insieme e quindi hanno fatto questo lavoro.
Questo non è del... No, no, non fa parte del... L'ho rotto. No, no, niente. Si vede che qualcuno ce l'ha messo, capito? Ma l'ha lasciato lì. Io pensavo fosse, no, fosse parte del... No, no, no. Ci sono stati anche degli atti vandalici rispetto al passato, rispetto a certe sculture che sono state rotte comunque, insomma. Da un certo punto di vista l'arte è provocazione, quindi l'arte accetta anche di far parte in qualche modo del quotidiano e quindi ci si aspetta anche l'atto vandalico, che da un certo punto di vista è anche ben visto. Un conto è l'indifferenza e quindi tu la guardi e non manco la vedi o roba del genere. Un conto invece se interagisci in maniera anche negativa, però insomma qualcosa hai trasmesso. Su questo lembo di terra in mezzo al mare prende vita una delle discussioni più controverse del mondo dell'arte contemporanea. Mentre da un lato abbiamo i writers che non danno peso al futuro del loro messaggio, dall'altro abbiamo chi, con uno scalpello, cerca di conquistare l'immortalità. E a che stai lavorando? Sto lavorando qui a quest'angolo di questo blocco. Vorrei fare un volto che guarda alla passeggiata. C'era un fascio di luce che illuminava una sporgenza di uno scoglio. Con mezz'ora feci sta faccia di questa sirena. Ma non sai cosa fanno le sirene? Queste si nascondono tra gli scogli, come passano i giovani, quelli belli se li prendono, se li portano in mezzo all'acqua. Io ho fatto il cacciatore per una vita. Finita la stagione venatoria venivo qui al mare tutte i sabati e le domeniche a pescare. Questa era proprio la zona mia, guarda. Nell'insenatura in cui andava a pescare, ora c'è immerso il suo presepe di marmo. Al posto di Remaggio e Pastorelli, Peppino ha scolpito i suoi personaggi. Ma le facce sono come mi sono venute veramente. Però i personaggi sono tutti personaggi sanbenedettesi. Questo è un pescatore con la rete in collo, con una rista di pesce. Questo ce l'ha un po' il naso alla Dante Alighieri, vero? Un po' Aquilino. La pittura con gli anni magari va via, scompare, si ricopre, si rifà. La pietra questa magari fra 500-1000 anni ancora ci sarà. È quella la soddisfazione di uno scultore, lasciare una scia dietro di sé. Belle e brutte che siano, uno fa in base alle possibilità e la sapienza che ha. Però queste rimangono e noi ce ne andiamo. Il ristorante del Circolo Nautico è al centro della banchina sud, dedicata alla vela e al diporto. Questo è il pescato di stamattina, se vuoi approfittare di qualche ricetta tradizionale della nostra zona, abbiamo messo in cottura la trippa di rana pescatrice, senti che profumo di finocchio selvatico e di maggiorana. E qua è stupendo, perché comunque essendo di San Benedetto ci sono praticamente nato e cresciuto in questo ambiente, in questa zona, che vivevo magari da ragazzino semplicemente per venirci a giocare o per fare delle passeggiate con mio padre. A distanza di 40 anni ritrovarmici a lavorare è una cosa stupenda. Qui da 8 anni e sono veramente felice di questo, perché comunque è quello che in realtà ho sempre fatto nella mia vita. Che vitaccia! Ai tavoli del circolo si incontrano i nuovi abitanti del porto. Tra loro ce n'è uno che ha vissuto l'incubo peggiore di chi, almeno per una volta, abbia provato ad andare per mare. Non sottovalutiamo l'Adriatico. Qui quando il tempo è veramente severo è difficile andare in Adriatico, non è facile, perché anche in un giorno sereno di colpo si possono avere dei colpi di vento a 30, 40, 50 nodi. Io ai sistemi di sicurezza ci tengo molto, ho tutti i sistemi possibili e immaginabili. Il 27 di luglio del 2016 ho avuto un'avventura particolare. Praticamente mi trovavo a circa
2,5-3 miglia dalla costa. Mi sono attaccato alla scaletta che sta a poppa, mi sono messa questa cima intorno al polso e mi sono lasciato andare per tutta la lunghezza della cima, circa 15-20 metri. A un certo punto vedo che rimango con questa cima in mano e la barca si allontana. Dopo 3 ore di nuoto ho toccato terra, ho visto che c'era un bagnino su un pattino. Gli ho chiesto un costume perché io mi sono bagnato, mi ero tolto il costume per rinfrescarmi meglio. La barca stava al traverso di Martinsicuro e sono andato a riprenderla. Non bisogna farsi prendere dal panico, perché è l'unica cosa che non bisogna fare, perché altrimenti incominciano i crampi, uno cerca di nuotare a più non posso, quindi diciamo si stanca subito. Mettiti anche il costume. E mettersi anche il costume. Quello che non uccide rende più forti. Certo, se il mare era agitato, c'era molta corrente, infatti anche quello della Capitaneria mi ha detto sei stato miracolato. Poi mio figlio che fa triathlon, gli ho detto, dice, ma per fare 5 km in mare, quando ci si mette? Lui mi ha detto, i campioni olimpici 1 ora, i triatleti allenati 1 ora e mezza, tu con 3 ore hai fatto un miracolo. Allora, io non vengo dalla vela, io sono ascolano e si sente. E praticamente prima ho fatto altri sport, alpinismo, poi sono stato presidente di una società che faceva le maratone, abbiamo fatto maratone in tutto il mondo, io ne ho fatte 19. E mi sono innamorato della vela perché è una cosa bellissima. Ogni anno vado in Grecia da solo e sto da Dio. Dall'altro lato della banchina, giovani velisti si preparano per non vivere mai la stessa esperienza di Antonio. Ho iniziato a fare vela quando avevo più o meno la loro età, e per una coincidenza, per un gioco a premi per radio. E mio padre ha partecipato, ha vinto questo corso di vela e così è iniziata la mia avventura in questo sport. E diciamo che sono stato uno dei pochi fortunati che è riuscito a fare della propria passione il proprio lavoro, quindi grazie alle Fiamme Gialle sono riuscito a fare regate ad alto livello sia nelle classi olimpiche e poi anche una piccola finestra nella Coppa America. Ero piccola, andavo con papà a vedere gli allenamenti e la prima volta che ci sono salito ho pensato che questo sport era per me e ho iniziato a praticare la vela. Appena esco da scuola alle 2, durante la strada non faccio che guardare gli alberi se c'è vento, così. Poi quando arrivo armo subito la barca e usciamo. Usciamo fuori o stiamo dentro al porto? Fuori! Non dondolare, fermo con la barca. Speriamo. Una volta dentro il porto ho bevuto un po' d'acqua perché sono cascato. Sì, molte volte ho avuto paura. La paura fa parte di questa disciplina, però pian piano l'ho superata. Ci sono bambini più predisposti alla vela che salgono in barca e dopo poche ore li vedi che hanno già un feeling con il mezzo, e bambini che impiegano un po' più di tempo. Però ho notato in questi anni che tutti quanti, se hanno un po' di passione per l'acqua, per il mare, in poco tempo si innamorano e è difficile poi togliergli questa malattia. Da grande voglio fare il marinaio. Proviamo un pochino, partenza, bolina poppa, ok, poi rientriamo. Andiamo, punta a faro rosso, andiamo fuori. Vai, ci mettiamo qua. Prepariamo gli orologi sui 2 minuti. Oggi è una giornata tranquilla, quindi tutto scorre facile. Quando sono in condizioni difficili, troppo vicini agli scogli o con vento forte non riescono a gestire la barca, il momento in cui riescono a risolvere il problema, loro sono già cresciuti, hanno fatto uno step avanti, quindi per loro è fondamentale questo.
tra il faro ed il molo ci sono i cantieri navali. Qui incontro di nuovo Zeno. La Micia Seconda arriva a San Benedetto nel 76. Fa parte delle barche che poi dentro i porti lasciano una traccia per quello che sono state, che hanno rappresentato. Questa era la barca di Stefano ed è la barca dove si consumano gli ultimi anni di serenità della Callas. Barche in legno, come un po' tutte le barche, ma soprattutto le barche di legno, riescono a trattenere dentro di loro, nella loro anima, la storia delle persone, l'anima delle persone che l'hanno abitata. E qui dentro ci ha dormito la Callas, qui dentro ci ha pianto la Callas, qui dentro ci ha sorriso la Callas. E secondo me il legno trattiene tutti questi aspetti, no? Facciamo il parallelo con il legno degli Stradivari, che lui dopo che faceva, che aveva fatto questi violini, li teneva dentro la camera da letto con la moglie dove lui faceva l'amore, perché lui diceva assorbono quello che le nostre anime danno in quel momento. È solida? Diciamo che la parte sopra è abbastanza andata, devi sapere dove camminare perché se sbagli finisci nelle camere. Considera che sulle barche alcune cose, anche se hanno anni, anche se sono vecchie, vengono recuperate. Buona parte dei pescherecci di San Benedetto sono ancora in fasciame di legno e sono tutti stati costruiti tra gli anni 40 e gli anni 60. Ancora pescano, durante il fermo pesca vengono tirati in secco e vengono lavorati presso questo cantiere, quindi si rimette la pece, si rifà tutta, si controlla il fasciame. Questa parte qua è quella che si vede sulla foto e quella lì, il salpancora, si vede sulla foto. Questa barca era da sempre ormeggiata al porto di San Benedetto. Tutti sapevamo che era la barca della Callas. E io ero bambino, la barca arriva nel 76, quindi avevo 10 anni. Adesso, a distanza di 40 anni, il mio sogno è farla navigare di nuovo. Io volevo insediare una produzione lirica partendo da San Benedetto, fermarsi in tutti i porti dove un teatro lirico avesse potuto farne uno spettacolo. Con la barca sarebbe arrivato sul porto Lo Spartito, la traccia di quest'opera. Il percorso doveva finire nel Mare Egeo, dove sono state sparse le sue ceneri e spargere petali di rosa. Quest'anno questa barca verrà demolita se non troviamo una storia per lei, una degna conclusione. La zona nord è il simbolo della crisi di identità che sta vivendo il porto. Qui non ci sono palme, ma pescherecci, capannoni dismessi e il vecchio stadio abbandonato che ormai cade a pezzi. Ma è proprio da questa parte che la città continua ad espandersi verso il mare. Accanto alla banchina nord dovrebbero essere depositate le sabbie che verranno dragate dal porto per conquistare anno dopo anno altri metri all'Adriatico. Da questa zona prima o poi passerà il futuro della città. Andrea e Giorgio lo hanno capito prima di tutti. Un altro po'? Non c'era niente al porto. C'era un bar, una pescheria e di attività commerciali non ce n'erano. Quindi venivamo da altre esperienze lavorative nei dintorni del porto e abbiamo trovato questo chioschetto che è qui dal 57. E vendeva frutta, verdura e soprattutto le birre e i lupini per la gente che andava a vedere la partita della San Benedettese al vecchio stadio Ballari che è qua vicino a noi. Io ero piccolino, con mio padre mi fermavo qui a comprare la Coca-Cola e i lupini prima di andare allo stadio. Quindi con Giorgio abbiamo deciso di aprire questo street food che forse 8 anni fa era sicuramente una novità, e poi piano piano insomma siamo integrati nel tessuto del porto, diciamo. Ma noi abbiamo un po' di tutto, la clientela nostra spazia dal ragazzino fino all'ingegnere, il dottore, siamo in mezzo alla strada, quindi abbiamo un po' tutto. Oltre al pesce fritto facciamo le olive di pesce. Paradossalmente abbiamo rubato l'idea ai nostri amici ascolani che fanno l'oliva alla Ascolana, noi facciamo l'oliva alla San Benedettese che è un'oliva ripiena di pesce. E devo dire che nel tempo ho avuto tanto successo. All'interno dell'oliva di pesce c'è solamente pesce bianco, quindi merluzzo, rana pescatrice, San Pietro,
solamente pesce bianco, non si mette l'alice perché poi diventa il sapore un po' troppo forte, quindi solitamente non si mette il pesce azzurro, quindi solamente pesce bianco. I bambini ne vanno pazzi e ne vendiamo veramente tante. Anche quando fa freddo si sta bene, poi con un bicchiere di vino ci scaldiamo. Cin cin, salute la nostra. Non è un caso che lo stadio sia all'interno del porto? Ma penso di no, perché all'epoca quando fu costruito, per dare anche il segnale proprio tangibile della sanbenettesità, perché i giocatori poi all'epoca si venivano a allenare anche qui sulla banchina. Ma è uno stadio all'inglese, io mi ricordo da bambino, stavo vicino alla rete e così mi pare dietro e mi sto con l'ombrello che toccava il segnalino. Adesso sarebbe una cosa, cioè giocare le partite sempre a porte chiuse sicuramente. Il nuovo stadio non si trova più all'interno del porto. Si chiama Riviera delle Palme come il lungomare e potrebbe quasi contenere metà degli abitanti della città. La Samb non è solo una squadra di calcio, ma è vissuta come un simbolo della comunità. L'affetto dei tifosi è entusiasmante e continua a manifestarsi con la canzone simbolo della marineria. Oggi il vecchio Ballarin non se la passa molto bene. Dopo anni di abbandono e di incuria è diventato pericoloso e nonostante gli sforzi di parte della popolazione per salvarlo è destinato ad essere abbattuto. Il 7 giugno 1981 avevo 6 anni ed ero seduto su quella tribuna che ormai non c'è più. Era l'ultima partita di campionato e la Samb festeggiava la promozione in Serie B. Lo stadio era stracolmo, doveva essere una festa, ma qualcosa andò storto. Scoppiò un incendio in curva, morirono 2 ragazze e in molti, ancora oggi, portano addosso i segni di quella tragedia. Io sono stato 2 mesi e mezzo in ospedale, sotto le cure, per 2 anni non sono potuto via il sole d'estate, uscivo la sera. Ho pensato realmente che stavo per morire. Io stavo lì, su quella posizione lì, insieme ai miei amici. Ho cominciato a scendere, sono stato travolto dalla gente che arrivava. Ho provato a arrampicarmi sulla rete, non ce l'ho fatta. Mentre svenivo mi sono buttato sull'uscita e sono stato preso dall'altra parte. Per circa 6-7 mesi non sono più andato allo stadio. Ho avuto dei segni fino a diversi anni dopo, poi devo dire che sono stato curato bene e anche fortunato perché le mie ustioni non erano poi così profonde e pesanti da poter lasciare delle tracce indelebili. All'epoca c'era un giornale, si chiamava Frigidaire, ed era un giornale alternativo di attualità, di politica, ma soprattutto anche di segnatori. E su questo giornale c'era una rubrica che si chiamava Schiuma ed era dedicata ai lettori che avrebbero raccontato delle storie interessanti. E io mandai una mia foto e Frigidaire dopo qualche tempo me la pubblicò e un mio amico Fabio mi disse: tu da oggi sarai Gianni Schiuma, e io da lì sono diventato Gianni Schiuma per tutti. C'è una strana magia nell'aria, come se le storie nate in questo vecchio teatro del calcio non volessero arrendersi all'epilogo. L'atmosfera è surreale e le ruspe che pian piano lo stanno mangiando assomigliano ad alcune delle statue di cartapesta qui abbandonate. Prima che le gradinate diventassero il deposito dei carri di carnevale, c'è stato un tempo in cui qui hanno giocato campioni del mondo. Qui nel 75 per Paolo Pasolini ha giocato la sua ultima partita di calcio. Da anni è poco più di un rudere. Ma i sanbenedettesi hanno preferito vederlo crollare da solo piuttosto che accettare di cambiarlo. È passata una settimana dal mio ritorno a casa ed ancora non sono riuscito ad incontrare un pescatore. Non mi resta quindi che appostarmi in attesa del rientro in porto. Sembra proprio che questo mestiere, che 2 secoli fa fece la fortuna di un piccolo castello sul mare, sia destinato pian piano a scomparire, lasciando in dote ai suoi abitanti 2 enormi braccia di pietra. Ma mentre aspetto sulla punta della banchina, un'intervista del comandante della capitaneria sembra offrire una speranza.
Comandante, ho letto sul giornale che stai parlando di un nuovo tipo di marinaio, un marinaio 2.0, ma che significa? 2.0 significa un marinaio che approcci al mare con delle conoscenze profonde, anche di biologia marina, di tecnologia, di conoscenza e tutela della risorsa. Un marinaio che in un qualche modo operi pensando anche al futuro. Oggi bisognerebbe andare a pesca per pescare il giusto e di qualità. A San Benedetto non si può fare, io sono un ottimista di professione, quindi ci voglio provare, nel senso che parlando con loro vedo che sono recettivi sotto questo aspetto. Certo, fare un cambiamento, che questo è un cambiamento di mentalità, non è facile, però buttare il semino di questa possibilità del cambiamento, questo sì, magari ci vorrà del tempo, però perché non provarci e perché non pensare di poterci riuscire? Il giorno in cui le onde rendono troppo pericoloso uscire dal porto è quello giusto per incontrare finalmente un pescatore. Quando è brutto tempo noi stiamo a casa, stiamo a terra. Il pescatore non è solo pescatore che va in mare con il peschereccio, il pescatore è anche motorista, elettricista, retiere. Abbiamo preso una pietra. E mentre tiravamo sulla rete ha strusciato tutta la calata e ha rovinato la rete che stava sotto. L'unustre è un mestiere traditore, altro più infame non si può trovare. Ma chi c'è nato sogna che ci muore, stand, patisce, ma non può lassare. Il mare è berbo, è incantatore, da tanto in tanto può mangiare, ma quando è buono ti dà l'ora. È come se fossi una bella donna, ti incanta che una resatella. Cioè ti arrabbi quando è tempo cattivo, ma quando è tempo buono e ti mangi un piatto di pasta a bordo, oppure stai a lavorare e tiri su una saccata di pesce, è qualcosa che sinceramente ti mette i brividi ed è questo che ti fa innamorare di questo lavoro. Ho portato avanti una tradizione familiare, ma soprattutto ho portato avanti anche un'arte, perché quella di fare le reti è come fare un'opera d'arte. Sono 30 anni che faccio questo lavoro. 2-3 mesi fa, demolendo l'altro peschereccio, avevo deciso di abbandonarlo, però il richiamo era troppo forte. Quindi ho reinvestito i miei soldi ricomprandomi un peschereccio, cercando di cambiare un po' pelle e diventare un po' imprenditore. Ho cercato di vedere in giro, di trovare qualcosa, ma il richiamo del mare è stato forte. Il mio mestiere è questo. L'idea di tutti, dei vecchi pescatori, era quello di non far venire in mare i propri figli. Secondo me un po' è stato un errore questo, perché oggi vediamo che molti ragazzi che sono laureati trovano difficoltà ad avere un'occupazione. Il mare bene o male te la dà ancora. Pescatore col tablet. Il pescatore col tablet perché permette di trasmettere tutti i dati di questo peschereccio. Cioè in tempo reale tu mentre stai in mare sì. Dai informazioni a... Sì, io in tempo reale ogni calata trasmetto al ministero quello che io ho catturato. Quindi sono dati importanti per loro ma anche per tutti quanti noi. Quindi a questo si riferisce il comandante quando dice il pescatore 2.0? Sì, in teoria sì. In teoria il pescatore, secondo me, potrebbe trasmettere anche immagini di quello che pesca, soprattutto ai commercianti, di creare un mercato online nazionale, quindi di vendere il proprio pescato prima di entrare in porto. Io penso che sia pronto un pescatore 4.0, vado oltre il 2.0. La barca è pesca da sola. Sì. Secondo Proust, il viaggio di scoperta non consiste nell'andare lontano, ma nell'avere nuovi occhi. Non avevo mai capito fino in fondo la mia San Benedetto, fino a quando non l'ho guardata da qui, dove si fonde con l'acqua. Il mare non smetterà mai di esercitare la sua immensa forza attrattiva, ma sa essere generoso con chi gli dedica la propria vita. A patto che impari ad essere meno individualista.